In questo periodo di festa e di vacanza ho trascorso qualche giorno, 4 giorni, in una casetta in mezzo ai boschi delle Prealpi Orobie, una casetta sperduta. Per arrivarci bisogna fare quasi 4 chilometri di strada a piedi, oppure col gippone del proprietario della casa che gentilmente ti accompagna insieme a tutti i bagagli. 4 giorni in mezzo al bosco, in mezzo alla natura, in mezzo al niente, ci verrebbe da dire. E in questi 4 giorni, la sera, sono stato a contemplare la meraviglia del cielo come da Milano raramente lo vediamo, mai riusciamo a vederlo per le troppe luci che ci sono. La luna, che è quasi piena in questi giorni, forse stanotte era piena, ma in questi giorni è quasi piena, che illuminava la vallata, quasi a giorno. E qualche stella, quella più coraggiosa, quelle più forti, che si vedevano nonostante la grande luce della luna. E sono stato un po' lì, col naso all'insù, a guardare queste stelle. E mi sono chiesto che cosa devono aver provato i magi quando hanno visto comparire questa stella, quando l'hanno vista apparire nel cielo, là dove prima non c'era una stella, là dove prima c'era uno spazio di buio. Cosa devono aver provato per mettersi in cammino, per affrontare questo viaggio di più e più giorni, di mesi, probabilmente quasi di anni, tra andata e ritorno, da una terra lontana, da quella che allora si chiamava la Persia, fino a Gerusalemme, il luogo del potere, no? Sia quello religioso, il tempio, sia quello politico, il re. E come devono essere rimasti delusi quando, arrivati alla corte del re Erode, hanno trovato un re che non si era accorto di nulla, che nonostante loro venissero da lontano, si erano accorti di questa stella, lui che abitava lì, che viveva lì, non si era accorto che a 2 passi da casa sua stava succedendo qualcosa di gigantesco, che avrebbe cambiato la storia del mondo, il corso del mondo. Questo brano di Vangelo Matteo lo costruisce proprio così, con questo contrasto fra la dinamicità e il dinamismo dei magi che si mettono in cammino e la staticità, l'immobilismo di Erode e della sua corte, che invece non si accorgono di nulla e rimangono lì. Anzi, nei cuori dei quali nasce invidia, suscitata dall'arrivo del re dei re, colui che alla cui nascita addirittura spuntano le stelle. E allora, per prepararmi alla celebrazione di questa festa, ieri sera ho vissuto una pratica profondamente spirituale. Ho guardato Don't Look Up, magari qualcuno l'ha già visto, è un film che è uscito un annetto fa, avete in mente? Con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Racconta di questa stella cometa, questa cometa non è una stella, è una cometa, un asteroide, che viene avvistato attraverso questo mega telescopio e si scopre che sta per impattare contro la Terra, sta per distruggere la Terra, tra i 7 e i 9 chilometri di diametro, una killer di pianeti. Se impatterà contro la Terra, la vita in ogni sua forma, così come la conosciamo, sarà distrutta. Bisogna correre ai ripari. E allora che cosa fanno? Avvisano la NASA. E alla NASA c'è una responsabile che sì, si accorge della pericolosità della cosa, ma insomma, adesso non esageriamo, risponde al telefono, no? Si scoprirà che lei era un anestesista, posta lì per motivi politici più che per meriti scientifici. Fatto sta che riescono ad arrivare a Washington, nella stanza ovale, no? Nel luogo del potere, il presidente più potente del mondo, l'uomo più potente del mondo, una donna in realtà, è Meryl Streep che interpreta il presidente degli Stati Uniti. E quando entrano alla presenza del presidente e gli raccontano, dopo aver aspettato 1 giorno e mezzo che gli accogliesse, che gli desse udienza perché era troppo impegnata su altri scandali politici, quando gli raccontano che cosa sta succedendo, la reazione è quella di un presidente che gli dice: ah sì, voi siete quelli che hanno scoperto una cometa che non gli piace tanto. Come non gli piace tanto, dice lo scienziato Leonardo DiCaprio. Qui c'è un problema. Se non facciamo niente, la Terra verrà distrutta. E vabbè, esagerato, risponde il presidente. Non possiamo averne la certezza.
È vero, non è il 100%, ma abbiamo il 99,7% di probabilità che la Terra venga distrutta. Ecco, vedi, dice il Presidente, non è il 100%, facciamo 70%. E inizia questo dialogo assurdo, surreale, fra il Presidente e questi scienziati che cercano di mettere in guardia sul pericolo reale, su un dato di fatto. Ma il Presidente non è interessato a questo. È interessato alle elezioni di midterm che ci saranno di lì a 2 settimane. E se dovesse uscire questa notizia, perderemo le elezioni. Non si può far uscire questa notizia prima delle elezioni. Il problema è quello del consenso, quello del potere. Chi detiene il potere? È qualcosa di simile a quello che succede a Erode. Erode, sappiamo bene, dagli storici dell'epoca, da Giuseppe Flavio, che era un re usurpatore. Era un re che non era nato nel popolo di Israele. Non era re del suo popolo. Era arrivato lì perché attraverso favori politici, attraverso somme di denaro elargite all'impero romano, era stato messo lì dai romani. E quando sente che sta per nascere qualcuno che è legittimamente re, il re dei re, colui per il quale addirittura nascono le stelle, si insospettisce. E invece che esultare di gioia, come i magi, come i pastori, come coloro che accorrono a vedere lo spettacolo di questo bambino adagiato nella mangiatoia, come noi che siamo qui di fronte alla mangiatoia, decide di tessere una trama per fare in modo che il suo potere, così a fatica conquistato, possa rimanere nelle sue mani. Ditemi dov'è, così che possa venire ad adorarlo. Sappiamo bene che le sue intenzioni erano tutt'altre rispetto a quelle di andare ad adorare Gesù. Sappiamo bene che quando i magi torneranno per un'altra strada, farà fuori tutti i bambini dai 2 anni in giù abitanti nella terra, nel territorio di Betlemme, per essere sicuro di colpire anche Gesù, che nel frattempo però era fuggito in Egitto con la sua famiglia. Quello che succede nel film Don't Look Up è molto simile a quello che succede in questo brano di Vangelo. Qualcuno che ha il coraggio di guardare in alto, che ha il coraggio di prendere sul serio il dato di fatto, la cometa che sta per impattare con la Terra, o nel caso dei magi, un segno nel cielo che ci dice di qualcosa di più importante dei nostri calcoli, più importante di quello che avevamo preventivato, del potere che possiamo detenere, e qualcun altro dall'altra parte che non si vuole lasciare sconvolgere da questa realtà, da questo dato di fatto. Che rimane impassibile, che non si lascia scalfire, che non si lascia sconvolgere la vita. Guardate che questo è un rischio anche per ciascuno di noi, eh? Vengo a messa, ma in fondo non le ascolto tanto le letture, tanto sono sempre le stesse. E quando esco da messa la mia vita è esattamente quella di prima. Cerco di fare l'allenatore, l'educatore, il catechista, il centro d'ascolto, 1000 cose che posso fare per il bene mio e degli altri, ma poi la mia vita continua secondo sempre quelle logiche che sono quelle del consenso, nel caso del Presidente degli Stati Uniti, nel caso del potere, nel caso di Erode, che sono quelle che ognuno di noi poi conosce. Il nostro sguardo rimane ancorato per terra. Diventerà lo slogan nel film, lo slogan di questi sostenitori del Presidente, che a un certo punto dà credito agli scienziati perché c'è un altro scandalo che va coperto, uno scandalo politico con risvolti sessuali tra il Presidente e un altro politico, meglio che venga fuori la storia della cometa per coprire quest'altro scandalo. Ma a un certo punto questa cosa sembra sfuggire di mano e allora nasce un motto, che è quello che dà il titolo al film. Don't look up, non guardate su. Ormai la stella si vede, è vicina. Basta alzare lo sguardo per accorgersi che è lì. Non è una stella, è una cometa. La cometa è lì, ma non guardate su. C'è un complotto che vuole rovesciare il potere. Quelli che si inventano queste storie in realtà sono annunci di secondi fini. Non ascoltateli. Si legge in filigrana un po' la critica a una società che deve sempre fare del complottismo la regola alla base di ogni scelta, di ogni affermazione, che deve sempre guardare il risvolto della medaglia che è nascosto. Don't look up, non guardate su. Questo sembra un po'
quello che noi a volte, non sempre, ma a volte facciamo nella nostra vita. Non lasciamoci troppo sconvolgere la vita da Dio che viene nel mondo. Celebriamo tutti gli anni il Natale e come tutti gli anni arriveremo a un altro Natale e poi a un altro ancora e la nostra vita non cambierà perché celebriamo il Natale. Non c'è niente di questa celebrazione, di questa festività che vale la pena approfondire così tanto da lasciarmi sconvolgere la vita. E si può vivere così, si può andare avanti così. Questo è quello che fa Erode. Arrivano i magi, ti dicono che è sorta una stella. Scopri grazie ai tuoi scribi, a coloro che conoscono le scritture, che Gesù è lì, a un tiro di sasso, a pochi chilometri da Gerusalemme. Ma non ci vai, anzi, cerchi di mettere tutto a tacere, cerchi di coprire tutto, di insabbiarlo. Anche noi possiamo fare così nella nostra vita, oppure possiamo scegliere di alzarci, di metterci in movimento, di darci da fare, di ascoltare questa parola che parla al nostro cuore e di lasciarci in qualche modo infiammare dalla prospettiva di una vita che sa alzare lo sguardo, che non si ferma a guardare l'immediato, quello che sta sotto i nostri piedi o davanti un passo a me, che non sta a guardare solamente quello che posso governare, il potere che posso esercitare, ma si lascia mettere in movimento. Questi magi avevano altro da fare nella vita, eppure si sono messi in cammino. E la frase, una delle frasi più belle di questo brano di Vangelo, è quello che ci dice che al vedere la stella, che avevano perso di vista, erano entrati a Gerusalemme, nel palazzo di Erode, ma la stella non la vedevano più. Sono dovuti uscire dal luogo del potere, uscire da Gerusalemme per vedere di nuovo la stella. E al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Ecco perché vale la pena alzare lo sguardo. Ecco perché vale la pena lasciare che la parola di Dio parli al mio cuore. Perché vale la pena lasciare che questo Natale, questa parola, questo bambino modifichino le mie scelte, il mio criterio di scelta, modificano il mio modo di stare al mondo. Perché la gioia è il criterio di discernimento del cristiano. Perché vale la pena mettermi in cammino? Perché c'è una gioia promessa. Perché vale la pena, come dicevamo prima, fare l'educatore, l'allenatore, il catechista, il centro d'ascolto e tutto quello che facciamo per gli altri e per noi. Sottolineiamolo perché è sempre anche per noi che lo facciamo. Per questa gioia. Perché nel momento in cui viviamo il Vangelo, non al modo di Erode che resta immobile, seduto sul suo trono, ma al modo dei magi che si mettono in movimento, c'è una gioia grandissima che ci attende. Chiediamo allora al Signore di lasciarci accendere da questa gioia, di imparare a rivolgere il nostro sguardo verso l'alto, di scorgere quei segni della sua presenza nella nostra vita, per metterci in movimento, per vivere anche noi questa gioia grandissima.